Eccoci, Fabio Masi. Ciao Fabio, co-direttore del Festival in Equilibrio. Siamo qui a fine di una giornata anche un po' complicata per via del maltempo, insomma. Però il festival va avanti alla grande, 25 anni, e mi pare, Fabio, che ci sia un po' tutta quella scena artistica che ha seguito e che è stata invitata e sostenuta negli anni al vostro sì, festival. Sì, sì, è stata quasi una chiamata a raccolta di una serie di artisti che alcuni ai tempi, 25 anni fa, giovani, altri meno giovani, già magari un po' più conosciuti, ma che hanno fatto la storia di Armonia e del festival, da Leonardo Capuano, al quale abbiamo fatto ieri un suo spettacolo storico, l'elettrocardiogramma. C'è stato un focus. Zero Spaccato, okay. La prima nazionale del nuovo spettacolo sistema nervoso. Sì, sì. Penso a Marco Baliani che è venuto qui, Marco. Abbiamo chiamato apposta con Colas, che aveva partecipato alla prima edizione del festival. Nel spettacolo mitologico di Baliani. Mitologico, okay. Proprio, sì, Sacchi di Sabbia, ci sarà ora fra pochi giorni Oscar De Summa, e anche lui insomma 25 anni fa era un giovane attore, ha fatto storia, e quindi un po' l'idea era questa, soprattutto sul teatro e in parte sulla danza, insomma, cioè di proprio in occasione dei 25 anni anche proprio di fare rivedere a chi l'aveva visto e far vedere nuovamente come è cambiato, perché 25 anni si è cresciuta un paio di generazioni, insomma, anche di spettatori, e anche di spettatori, e quindi c'è gente, dei ragazzi giovani che hanno visto magari appunto Colas, che non avevano mai visto Zero Spaccato, l'elettrocardiodramma. Sì, sì, sì. Credo che questo sia, ora al di là poi diciamo anche dei ricordi di 25 anni, un fatto invece di tenere vivo un teatro e uno spettacolo dal vivo che appunto poi ha fatto la storia, insomma. Certo, certo. Tanti di loro. Molti sono passati appunto di qui, il festival si sviluppa appunto fra qui, fra Castello Pasquini, Rosignano, ci sono vari spazi, e in questi giorni abbiamo visto insomma vari spettacoli dal tardo pomeriggio fino alla sera. Senti, andando verso l'ultimo fine settimana del festival, parlami di uno o due, lo so che non è mai facile scegliere, perché poi sono anche cose, insomma, no, rispetto anche i motivi, eccetera, però di uno o due cose che ci saranno nel fine settimana che ti fa piacere citare. Sì, dico sempre, quando mi fanno questa domanda, più o meno dico sempre, è come dire a un padre di scegliere Bravo. I figlioli, però insomma, poi è vero che è così un po'. Per esempio, una cosa che ci sarà a fine settimana, uno spettacolo a fine settimana, è una coppia, diciamo, di attrici già affermate, ma come coppia è inedita, che sono Paola Tintinelli e Rossana Gai, Okay. che fanno un lavoro tratto da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, okay. E quindi batte la pesca, chissà cosa succederà tra la Paola e Rossana in funzione di Jekyll e Hyde. E poi c'è Nia. E poi c'è Davide Nia, chiudiamo con Davide Nia, anche questo un grande ritorno. Grande ritorno, perché porta il suo... Porta Italia-Brasile, quello che l'ha lanciato. Che l'ha lanciato a 20 anni dello spettacolo, a 40 anni dalla mitica partita. Certo, che era 82. Sì, quindi è tutta una serie di anniversari, 20 anni. Beh, sostanzialmente sì, anniversari, però insomma, ecco, con una grande festa del teatro, della danza e della musica. Bene, 4 di luglio finisce e poi chiaramente ricomincia tutte le attività, e poi vostre spalse nelle attività di residenza, artistiche. Però una pausa d'agosto la fa. La pausa non si fa. Ah, ecco, perfetto. Non c'è proprio zero. Agosto qui, poi ci sono altre cose, ah, okay. Altri spettacoli, okay, va bene. Genere. Magari questo poi lo raccontiamo nel prossimo video. Un'altra volta, Fabio, grazie storia. Mille, sono stato benissimo, grazie domattina a te, parto. Grazie. Un saluto, ciao. Ciao. Ciao.